premio va a Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone Calcio. Premia Riccardo Viola, presidente del CONI regionale. Buonasera presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Arriva il premio e poi chiacchieriamo un po'. Occhi a me per favore. Grazie. Presidente, buonasera intanto. Sì, buonasera. Questo è un premio per quanto fatto in tanti anni con il Frosinone, non solo a livello calcistico, ma credo proprio per tutta l'area geografica di Frosinone. Ma io innanzitutto saluto tutti e vi ringrazio per il pensiero, perché diciamo fa sempre piacere che qualcuno si ricordi di un lungo percorso che è partito quasi 20 anni fa, da zero, o giù di lì, e oggi diciamo possiamo dire con orgoglio, con soddisfazione, si è trasformato in un grande progetto imprenditoriale, un progetto che è riuscito ad unire e a dare un'identità ad una parte del nostro territorio importante. E secondo me si candida anche per gli anni a venire ad essere un punto di riferimento sia per quello che riusciremo a fare a livello di sviluppo delle infrastrutture, a livello di sviluppo dei settori giovanili, e anche quindi provare a collegare l'economia del territorio intorno, diciamo, al fatto più propriamente sportivo. Ecco, mi ha anticipato perché molti chiaramente guardano il risultato sportivo, specialmente della prima squadra, però ho avuto modo di seguirvi negli anni e il Frosinone è stato non solo prima squadra ma anche tanto settore giovanile, con una Berretti campione d'Italia, con dei giovani che poi hanno esordito, hanno ben figurato con la prima squadra, e poi anche la questione stadio. Le chiedo qual è il prossimo step del Frosinone? Il prossimo step è quello che stiamo in questo momento mettendo in campo, è quello di sviluppare delle infrastrutture ancillari allo stadio, all'interno delle quali potremo avere la possibilità di sviluppare l'Accademia, di sviluppare tutto il settore giovanile, di avere una nuova sede sociale, per cui alla fine in pratica lo stadio, la sede centrale è dove, intorno al quale poi si allenerà la prima squadra, e anche poi un altro settore, un altro impianto sportivo all'interno del quale gestiremo l'Accademia, il settore giovanile, costituirà una spina dorsale all'interno del quale diciamo il territorio potrà sviluppare una sua identità intorno al progetto sportivo. Troppo ghiotta l'occasione per non farle una domanda. Questa sera sono presenti anche i dirigenti vertici del Latina Calcio, ma le manca il derby? Ma guardi, il derby forse manca più ai tifosi che non ai dirigenti, dal mio punto di vista, anche per tutte le responsabilità e le ricadute che comportano i risultati che sono collegati al derby. Certamente io spero di ridisputarlo il derby, spero che certamente speriamo di farlo il più in alto possibile. Speriamo di farlo il più in alto possibile, perché no? E prima di consegnare questo riconoscimento, io vorrei coinvolgere Davide Papa, che deve smettere un attimo di trasmettere in diretta. Davide, vieni qua. C'è il copyright? Davide è un amico di Gaeta e mi permetto di dire anche di Sport Gaetano, e lui ci dà sempre una mano. E quel lavoro di squadra, caro sindaco, ecco, porta anche a questo. Davide, io vorrei che tu consegnassi insieme a me questo ricordo, chiamiamolo ricordo perché così è per te, per quello che hai fatto, che hai realizzato, per tutti quanti noi.
Ci stai ringraziando, ma siamo noi italiani che dobbiamo ringraziare te, tutta la squadra azzurra, per quel titolo mondiale nel 2006, vinto così poi. E chi se ne dimentica queste cose qua? Questa foto poi è emblematica. Gli facciamo dire qualcosa? Assolutamente sì, anche io avrei una marea di curiosità, ma insomma il tempo stringe. Saremo brevi. La prima cosa più importante, ma forse te l'avranno chiesto mille volte, ma cosa hai pensato nel momento in cui hai incominciato a camminare dal centrocampo verso il dischetto? Cosa ti è passato per la testa? Sei stato originale, diciamo. No, scherzo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza, grazie per questo premio inaspettato. Fa sempre molto piacere rivivere certe emozioni, di solito sono più brevi, invece siamo partiti da lontano, addirittura dagli ottavi di finale, quindi abbiamo fatto un percorso più lungo e sono state delle emozioni incredibili, grandissime, che ovviamente io insieme ai miei compagni, insieme a tutti i miei compagni, e tutte le persone che hanno partecipato a quell'avventura porteremo sempre dentro di noi, non ci si vede spesso, ma come dico tante volte, come mi è stato chiesto, ci lega un qualcosa di invisibile ma che è speciale, perché quando poi hai la fortuna di poter condividere certe esperienze sicuramente rimani un qualcosa di solido, e quindi noi siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto, ce lo portiamo dietro e poi nelle nostre storie la teniamo nel cassetto, perché poi abbiamo rifatto, continuato a fare tante altre cose, ora abbiamo cambiato lavoro, insomma abbiamo sempre nuovi obiettivi e continuiamo sempre a cercare di fare il meglio. Per quanto riguarda la tua domanda, insomma i pensieri erano stati tanti, però eravamo un gruppo che si è costruito nel tempo, ho sentito prima che avete parlato di squadra, di lavoro di squadra, noi ci siamo costruiti nel tempo grazie anche al lavoro di un mister eccezionale. E siamo diventati forti, ci sentivamo forti, quindi in quei momenti più che il timore di affrontare certe sfide c'era il coraggio di volerci riuscire a superarle e tutti insieme siamo stati in grado di conquistare un qualcosa di veramente incredibile. Senti, un grande passato, l'applauso per te, chiaramente un grande passato, grande soddisfazione con l'Italia, adesso però c'è un presente e un futuro da vivere col Frosinone. Sì, io l'ho ripetuto tante volte, sono orgoglioso di far parte di questa società, a capo c'è una persona che poco fa è salita sul palco, il presidente è serissimo, ci sono le condizioni per provare a fare delle cose belle. L'avevo conosciuto diversi anni fa, poi non si era fatto niente, però dentro di me era rimasto un qualcosa di particolare, di speciale. E come ho detto poco fa, ho la fortuna di poter lavorare per questa società, ne sono orgoglioso, sento questa responsabilità e lo dico sempre ai miei ragazzi, insieme dobbiamo cercare di fare un qualcosa di bello, perché facciamo parte di una società seria e sicuramente è merce rara, diciamo, nel nostro ambiente, quindi siamo contentissimi di farne parte e proveremo a onorare tutti i giorni che avremo a disposizione la maglia che indossiamo.